Siamo tornati a Roma, alla prestigiosa sede dell'AICIGE, per parlare ancora una volta di denominazioni, di prodotti tutelati, ma soprattutto di prodotti di eccellenza. Torna alla grande la protagonista per antonomasia, la mozzarella di bufala campana DOP. Allora, siamo in compagnia del presidente del consorzio di tutela, al quale chiediamo subito come stanno andando le cose quest'anno. Ci siamo lasciati da parte il passato, ce lo siamo proprio gettato alle spalle, e quindi parliamo dell'oggi, 2015-2016. Ma questo 2016 è incominciato, credo, all'insegna della propositività nei confronti di questo prodotto. E abbiamo chiuso il 2015 con un anno, posso dire, di riscatto, se così possiamo definirlo, Ci piace. perché venivamo da qualche anno passato un po' messi così alla gogna. Da qualche pensiero un po', non per colpa nostra, ma che da qualche pensiero un po' politico, un po' mediatico, un po' di paura, se così possiamo dirla. Quindi nei confronti di questo prodotto e non solo, in tutti i prodotti agroalimentari che producevamo in Campania, eravamo diventati un po' la maglia nera della produzione agroalimentare in Italia. Il nostro consorzio, nell'arco dell'anno 2013-2014, abbiamo fatto molti esami dove si è sempre evinto che il prodotto era salobre, gli allevamenti sono salobri, sono controllati e questo, grazie a Dio, il consumatore finale ci ha dato ragione, perché nel 2015 si è vista una grossa crescita sul mercato di questo prodotto in controtendenza a quelli che sono i formaggi in generale, e dobbiamo soltanto dire grazie all'impegno del consorzio, del ministero, delle associazioni, dell'associazione di consumatori. Un po' abbiamo fatto una squadra, abbiamo lavorato come meglio si poteva con il massimo dell'impegno e dei sacrifici. Questo è bellissimo, Presidente. Il consumatore ha ripreso fiducia, in questo siete stati bravi voi sicuramente. Adesso come facciamo a mantenerla questa fiducia, a incrementarla? Oggi è il momento buono perché qui in questa sede prestigiosa intanto presenteremo dei numeri, avremo poi un tecnico che ce li racconterà. Però ecco, mantenere la fiducia del consumatore oggi, dove le offerte sono le più disparate, come si fa, Presidente? Ma noi, io credo che nel nostro caso sia semplice, almeno per me, impegno, sacrificio, trasparenza nei confronti del consumatore e i controlli continuano, non è che ci siamo fermati dall'evento di qualche anno Bravo. fa e adesso ci siamo messi, come dire, potremmo vivere di rendita, assolutamente. I controlli continuano, il consorzio in primis continua questa, come dire, questa trasparenza nei confronti del consumatore finale, e quello che posso dire e raccomandare ai consumatori: mai comprare mozzarella senza confezione e stare sempre attenti sulle confezioni che ci sia registrato il marchio del consorzio e il marchio della Comunità Europea. Sono i due marchi che garantiscono al consumatore un prodotto controllato. Benissimo, quindi abbiamo chiarito un po' di elementi, quindi non si fa controllo solo quando c'è l'emergenza, ma si fa sempre e questo naturalmente ci dà degli indicatori importanti. Allora, Presidente, chiudiamo questo suo capitolo prima di iniziare la presentazione ufficiale e facendo ecco, una raccomandazione. Anche ai mezzi come noi di comunicazione, cioè ecco, come possiamo trovare il modo di interagire tra una giusta e corretta comunicazione nei vostri confronti, ma nei confronti di tutti i casi, e che cosa potete fare voi, dal vostro punto di vista, per
per entrare in sinergia con noi della stampa. Noi col consorzio siamo sempre a disposizione per qualsiasi informazione, quindi abbiamo un ufficio stampa dove, ove mai noi, io personalmente fossi impegnato, quindi ci sta l'ufficio stampa, ci sono dei siti internet, ci sono addirittura pure da casa, ognuno, come ogni consumatore può sia informarsi che rendersi utile per qualche volta abbiamo avuto qualche consumatore molto attento che ci ha fatto qualche segnalazione fuori dall'area DOP, ha trovato qualcosa che non, secondo lui non gli quadrava e ci ha fatto delle segnalazioni e poi con gli ispettori siamo andati a controllare e qualche volta avevano ragione pure, quindi grazie e un applauso a queste persone che sono attenti e noi interagiamo o via rete, via web o con gli... Interessantissimo, e Presidente mi permetto, lei mi dica se possibile, porte aperte alla stampa a visitare aziende e quant'altro, sotto la vostra naturalmente supervisione, perché si chiede l'autorizzazione, però ecco, possibilità di visitarle. Allora, proprio per la massima trasparenza, porte aperte alla stampa e ai consumatori, ma sempre 365 giorni all'anno, noi non è che facciamo solo un periodo di porte aperte, noi siamo sempre lì con le porte aperte, quando volete siamo a disposizione. Perfetto.